Abbiamo spento l'apparecchio, ma in realtà le misure le abbiamo già prese per risparmiare tempo. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato questi valori, adesso li spieghiamo. Innanzitutto abbiamo visto che la prima interferenza si ha quando uno allunga il tubo di soltanto 1,4 cm. 1,4 cm sarebbe questo. Questo qua è 1,4 cm. Allora in questo caso viene qui l'interferenza, proviamo a alzare, costruttiva, e infatti eccola qui, la vediamo, è questa interferenza costruttiva qui, dove l'ampiezza è massima. Abbassiamo e l'abbiamo riportato qua, l'interferenza costruttiva è a 1,4 cm di allungamento. Poi, proseguendo ad allungare il tubo, arriviamo a un'interferenza distruttiva che è questa qua, e abbiamo visto che questa interferenza distruttiva, prendendo sempre questa misura qua, è all'incirca 3,5 cm e quindi l'abbiamo scritta qua, quindi a 1,4 cm costruttiva, 3,5 distruttiva. Poi abbiamo proseguito costruttiva, distruttiva, prendendo ogni volta questa misura qui, oppure questa che è lo stesso. Per esempio, interferenza costruttiva, poi allunghiamo, interferenza distruttiva, poi interferenza costruttiva, distruttiva e così via. Ricordiamo che le interferenze costruttive e distruttive le riconosciamo dall'ampiezza. Quindi questa è un'interferenza costruttiva, questa qui è distruttiva, costruttiva, distruttiva e così via. Benissimo. Quindi abbiamo trovato tutta questa serie di misure, costruttiva, CD, CD, costruttiva, distruttiva. Ora, la cosa importante da capire, il cuore di tutto l'esperimento, è che la differenza tra ciascun valore e l'altro è un quarto di lunghezza d'onda. È questo tutto il cuore dell'esperimento. Vediamo perché. Lo capiamo con questo disegno qua sotto. Immaginiamo il tubo che in interferenza costruttiva è allungato di questo tratto qui. Questo per esempio potrebbe essere 1,4 cm, questo qua. Potrebbe essere 1,4 cm. E 1,4 cm è anche qui sotto. Noi allunghiamo di un altro pezzo e adesso l'allungamento totale diventa 3,5 cm. Quindi 3,5 cm qui, 3,5 cm di sotto. E la cosa da capire è che adesso noi siamo in interferenza distruttiva. Che cosa è cambiato da questo disegno a quest'altra situazione? È cambiato che l'onda ha camminato mezza lunghezza d'onda di più complessivamente per passare da questo disegno a quest'altro. Infatti, come mai si passa da un'interferenza costruttiva a una distruttiva? Proprio perché l'onda, nel secondo caso, ha camminato per una lambda mezzi di più. E in questo modo, se prima arrivava il fronte d'onda in fase con l'altro fronte d'onda ad aria compressa, adesso invece arriva fronte d'onda rarefatto col fronte d'onda compresso, proprio per via di quella mezza lunghezza d'onda che ha mandato in controfase i due segnali. Come si fa a realizzare mezza lunghezza d'onda in più? Vuol dire che il tubo è stato allungato di, rispetto a prima, quindi da qui a qui, è stato allungato di lambda quarti qui, di lambda quarti qui, e insieme lambda quarti e lambda quarti fa lambda mezzi. Quindi ecco perché tra questo valore d'allungamento, che è per esempio 1,4 cm, a questo, che è invece 3,5 cm, 1,4-3,5, per passare da 1,4-3,5, questo allungamento aggiuntivo è stato di lambda quarti. Lambda quarti più lambda quarti fa quella mezza lunghezza d'onda che ci fa passare dall'interferenza costruttiva a distruttiva. Quindi le interferenze costruttive e distruttive sono tutte separate una dall'altra da un lambda quarti di allungamento, che poi sarebbe questo. Possiamo anche vederlo qui. Allora, immaginiamo che questa è l'interferenza costruttiva e questa è l'interferenza distruttiva. Allora, passare da qui a qui vuol dire che questo extra allungamento che noi abbiamo fatto dall'interferenza costruttiva a quella distruttiva è stato un quarto di lunghezza d'onda, così un quarto più un quarto di sotto, un quarto qui e un quarto qui, fa mezza lunghezza d'onda. A questo punto l'onda che passa qui
cammina mezza lunghezza d'onda di più e arriva in controfase. Se io allungo di un altro quarto di lunghezza d'onda qui e un altro quarto di lunghezza d'onda qua, ritorno in interferenza costruttiva perché l'onda di destra torna in fase con quella di sinistra. Allungo un altro quarto di lunghezza d'onda, vado in controfase, un altro quarto, ecco che ogni volta che io allungo di un quarto di lunghezza d'onda, complessivamente ho allungato di mezza lunghezza d'onda e passo da fase a controfase e viceversa. Quindi noi, tornando alle nostre misure, abbiamo trovato appunto che le interferenze costruttive e distruttive si verificano in questi centimetri, la differenza tra ciascuno di questi numeri è lambda quarti, quindi in totale tra un centimetro e 4 e 22,2 sono 20,8 centimetri e di lambda quarti ne sono 7 perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lambda quarti. Ecco quello che dicevamo prima, cioè l'esperimento di Quink, scriviamolo Quink, scritto così, Quink, e questo si chiama il tubo di Quink. L'esperimento di Quink ci permette di trovare la lunghezza d'onda perché noi sappiamo che 7 quarti di lunghezza d'onda, 7 lambda quarti, sono da qui a qui 20,8 cm e quindi ricaviamo la lunghezza d'onda che è quasi 12 cm, più o meno quello che avevamo detto all'inizio, avevamo detto 14, in realtà è circa 12 cm. Che ci facciamo con questa lunghezza d'onda? L'andiamo a sostituire nella formula della velocità, perché l'obiettivo finale alla fine era questa, calcolare la velocità, anche verificare le interferenze costruttive e distruttive, ma alla fine calcoliamo la velocità, quindi la lunghezza d'onda per la frequenza che avevamo misurato all'inizio e viene una velocità di 330 metri al secondo, quindi un risultato in buon accordo con l'aspettativa teorica.